La piazza si presenta oggi così in quanto nel 1926 e 1929 fu demolito un preesistente isolato di origine medievale. Lasciate puro, io le sto a guardare, ma sotto quel piccolo traditore, come quel muro, me si sfascia il cuore. Curia Iulia era la sede del Senato romano. Con la caduta dell'impero divenne la chiesa di Sant'Adriano. Ai primordi della monarchia, la curia era insieme delle tribù che componevano la società. In seguito si chiamò curia il luogo dove le tribù si radunavano per discutere gli affari dello Stato. Successivamente alla curia, convocata dal magistrato, si sottoponevano tutte le principali questioni interessanti la vita cittadina. Del Tempio di Saturno, ricostruito nel 283 d.C., in gran parte costruito con materiale di recupero, del Tempio rimangono soltanto 8 colonne ioniche in granito grigio e il frontone principale. Nell'edificio risiedevano inoltre le casse dell'erario dello Stato romano. Porta San Giovanni venne inaugurata nel 1574. La sua apertura si rese necessaria per facilitare il transito verso la Basilica di San Giovanni e le zone limitrofe. La Porta Sinara era una delle porte minori delle mura aureliane. Fu monumentalizzata da Onorio all'inizio del V secolo, dopo che la basilica iniziò a crescere di importanza. La Porta Sinara fu attraversata dal bizantino Belisario durante la guerra greco-gotica 535-553, pochi anni dopo dallo stesso varco i Goti di Totila entrarono in città. Nel Medioevo la porta subì danni provocati dalle truppe normanne di Roberto il Guiscardo nel 1082. Il 25 aprile del 1408 il re effettivo di Napoli, Ladislao d'Angio Durazzo, con segreto accordo di Papa Gregorio, di cui si dichiarò vicario, occupò Roma, passando per la Porta Sinara.
time for us to part. Save the wedding bells for my returning. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart. Vicolo del campanile a Borgo, prima degli sventramenti, a destra la chiesa di Santa Maria in Traspontina. Qui abitò Giovanni Bugatti, mastro Titta, che esercitò l'attività di carnefice per 68 anni, 550 esecuzioni circa. Mastro Titta non fu l'ultimo boia pontificio, in quanto Vincenzo Balducci, suo aiutante, nel 1850 continuò la sua sanguinosa missione fino al 9 luglio del 1870. Cara 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 madre mia, dolce, stanca, vecchia, piccola, cara madre mia. Tu sei l'unica primavera della vita mia, e niente, niente è più importante di te. Di te che ti lasci amare da me. Dolce, dolce, stanca, vecchia, piccola, madre mia. Tu sei la stessa vita mia. Niente, niente al mondo è più importante di te. Sei la gemma più preziosa, il cielo più chiaro, il sole più caldo per me. E t'amo tanto, ah, ah. Cara, 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 cara. Vecchia, piccola, cara madre mia, tu sei l'unica primavera della vita.